Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale, ambiente, energia, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione, esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli. Una trasmissione realizzata grazie al contributo di Estra, Legambiente e Coingas. In redazione Matteo Casali e Paolo Castiglia. Ed eccoci qua, e ringraziamo anche ovviamente come di consueto anche Coingas che partecipa, sì, a questa avventura che è arrivata insomma ad un 15, numero, 14, 14, diamo 15, i numeri, stavoli. Insomma, 14, insomma 15, più o meno 15, 14. A metà della seconda edizione, vai, diciamo seconda così edizione, che non si sbaglia. Abbiamo, sì, abbiamo fatto il giro di boa alla grande, è vero. Siamo in diretta anche su Facebook, sì. Questo per chi ovviamente ci vuole seguire anche in, possiamo definire, lo streaming. Insomma, oggi una puntata un po' particolare, vero, sì, Greta? Sì, perché andiamo insomma nella Val Tiberina toscana e ci andiamo con il sindaco di Monterchi, Alfredo Romanelli, e con l'assessore alla cultura Silvia Mencaroni. Poi al telefono avremo anche altri ospiti. Perché ci andiamo? Perché insomma noi assolutamente non vogliamo che questa bellissima vallata si spopoli, usiamo questo termine, assolutamente, perché, no, tanto meno la Val Tiberina, ecco, perché la Val di Chiana, scusa, no no, ma tanto meno, io cioè, difendo casa mia, è uno scrigno, è verissimo. Tra l'altro insomma con il comune di Monterchi ci siamo visti proprio di recente per l'inaugurazione del nuovo museo della Madonna del Parto, insomma nuovo nel senso che ha avuto un restyling importante e questa bellissima opera ora può essere fruita assolutamente a pieno. Ma l'argomento di oggi è un altro, ovvero appunto come i comuni come quello di Monterchi possono sostenere proprio famiglie e imprese che cercano e vogliono rimanere in questo comune che ha insomma delle caratteristiche importanti. Importantissime. Alcune, insomma, non solo dal punto di vista storico, anche economico. Ecco, ecco. Insomma, sindaco, questo spopolamento c'è stato, lei come lo vive, insomma, che tipo di anche numeri ci può dare, sì, insomma, dal suo punto di vista? Lo spopolamento in Val Tiberina in generale e anche a Monterchi ormai è da molti anni che accade. Pensate, negli anni 60 Monterchi aveva 3.500 abitanti, oggi ne ha 1.800 circa, quindi siamo oramai in e perdiamo ogni anno alcune decine di unità. Le ragioni sono molteplici, ovviamente abbiamo perso negli anni 70 la industrializzazione che da un lato ci ha danneggiato, oggi però ne traiamo anche dei vantaggi in merito all'ambiente, perché oggi, certo, abbiamo mantenuto un ambiente a dire di molti insomma integro, sano, vivibile. Però questo nel tempo ha portato i giovani ovviamente a trasferirsi laddove c'era occupazione, dove c'era lavoro e quindi magari rientravano gli anziani poi alla fine della loro esperienza lavorativa e però diciamo che la popolazione piano piano è sempre decresciuta. Cosa noi ci siamo posti, ma tutto il territorio, perché e questo è un tema molto importante che affrontiamo anche insieme a tutti gli altri comuni della Val Tiberina, perché c'è un trend oramai molto diffuso dappertutto, come poter arginare questo calo della popolazione. Ovviamente ci sono varie proposte, noi oltre a quelle più generali, più grandi, che sono le infrastrutture, che sono sistemi diciamo più difficili anche, ecco, da affrontare magari direttamente dalle singole, esatto, amministrazioni, cioè, e quindi noi subiamo anche un ritardo che purtroppo è colpa anche di altri, no? Perché non si completa la Due Mari, perché la ferrovia non è mai stata
ricostruita dopo la seconda guerra mondiale, quindi abbiamo perso dei treni molto importanti, che tutti sappiamo che le vie di comunicazione sono comunque un sistema per sviluppare un territorio, no? Comunicare è fondamentale. Ecco, allora come si può rispondere a questo? Noi per il nostro piccolo abbiamo cercato di investire molto in questi anni, soprattutto nelle famiglie e nei bambini. Abbiamo ristrutturato una scuola che è un orgoglio per la nostra comunità, fatta negli anni 70, ma ora ristrutturata nella passata amministrazione di cui ero vice sindaco, e abbiamo investito molto, è stata messa a norma dal punto di vista della sicurezza sismica, cosa molto importante. Sì, sì. Voi sapete, Monterchi 100 anni fa c'è stato il famoso terremoto che ha distrutto tutto il territorio. Quindi per noi mettere a posto la scuola, dare garanzia perché i nostri figli, i nostri nipoti potessero essere in un luogo sicuro, era fondamentale. Molte risorse sono state impiegate su questo, anche in tema di risparmio energetico, in tema di servizi e quant'altro. Insomma, si riparte dai più piccoli. Io avevo una domanda, perché questo spopolamento che caratteristiche ha? Cioè, è legato sì al fatto che molte persone magari si spostano per ragioni anche di carattere economico, no? Perché magari nelle grandi città, nelle zone dove ci sono i grandi poli industriali, magari trovano una collocazione dal punto di vista del lavoro. Però c'è anche una bassa natalità, no? Questo specifichiamolo. Insomma. La bassa natalità è un fenomeno nazionale, come noi tutti conosciamo. Ma tutti ci domandiamo perché c'è questa bassa natalità, no? Tutti sostengono perché non c'è sufficiente assistenza alle famiglie, non ci sono i supporti verso appunto i bambini come infrastrutture, come scuole. C'è anche crisi economica, purtroppo. E c'è anche crisi economica che è molto diffusa ed è ovviamente... Insomma, oggi fare un figlio va bene, diciamo, figlio. Fare il secondo figlio uno comincia a essere un problema sostanziale. Allora, come si può tentare di non porre rimedio, ma di in base alle nostre possibilità e capacità di venire incontro a questo? Noi nonostante, come tutti saprete, le difficoltà di bilancio che le piccole amministrazioni hanno nel far quadrare i conti, però noi abbiamo da tempo i servizi alle famiglie, quindi alla scuola, a prezzi oggettivamente vantaggiosi. Noi recuperiamo sotto il 20% per i trasporti, sotto il 15% del costo generale per la mensa scolastica. Tra l'altro noi la mensa scolastica ce l'abbiamo all'interno della scuola. E questo è un valore importantissimo, lo dicevo anche nella riunione di redazione, perché avere una mensa all'interno di una scuola comincia a essere un privilegio. È un privilegio che da un lato è uno sforzo economico notevole, dall'altro però i benefici sono enormi, no? Sì. Dare i pasti caldi ai bambini, alla qualità. Poi noi ci riforniamo solo per alcuni prodotti tipo il pesce, che qui non è impossibile ovviamente approvvigionarsi il luogo, però noi cerchiamo di fare quel famoso discorso chilometro zero per il più possibile, no? Quindi riuscire a dare prodotti genuini e del territorio. Bene, allora noi abbiamo in linea Livia Rapetti, che è rappresentante delle famiglie. Benvenuta in trasmissione, Rapetti. Buongiorno a tutti. Dovremmo però, credo, sentiamo forse, lontana. Credo forse, spiegare un attimo, secondo me no Massimo, prima di far parlare la famiglia, spiegare qual è la buona pratica. Cioè il comune, questo magari iniziamo a sentire anche la voce dell'assessore alla cultura, dà un assegno di 1000 euro per ogni bambino che nasce nel vostro comune. Insomma, è una cosa molto singolare. Ma decisamente sì, Monterchi, il paese di Monterchi si caratterizza, il simbolo principale forse del nostro paese è sicuramente la Madonna del Parto, quest'opera grandiosa che rappresenta la vita e anche appunto lo stato interessante, la maternità. Quindi con l'amministrazione, con il sindaco, abbiamo pensato proprio di calare anche questo simbolo meraviglioso che contraddistingue Monterchi nel mondo in un'azione concreta
realizzando appunto un regolamento per i nuovi nati, quindi un regolamento che istituisce appunto una somma, una tantum di 1.000 euro per ogni nato all'interno del comune di Monterchi, e questo ovviamente è un supporto che noi diamo alle famiglie, non sarà ovviamente la panacea a tutti i mali, però ovviamente sarà uno strumento che aiuta in qualche modo le famiglie a fronteggiare anche i primi anni di vita del bambino, che richiedono comunque anche dei costi importanti spesso. Quindi è stata un'azione che ovviamente è stata condivisa da tutti in questo senso, perché va non solo a integrare con una somma economica una misura, una buona pratica, ma comunque ecco, viene richiesto ovviamente la residenza della famiglia all'interno del comune di Monterchi, e quindi questo poi speriamo che sia un elemento che duri nel tempo e che porti poi i ragazzi anche a frequentare il nostro istituto, che è un istituto d'eccellenza. Quindi abbiamo in linea Lidia Rapetti, come abbiamo annunciato poc'anzi, di nuovo benvenuta in trasmissione. Allora, questo spopolamento che è un po' un fenomeno di tutte le zone non particolarmente servite anche dalle vie di comunicazione, è vero signora Rapetti? Buongiorno a tutti di nuovo. Sì, diciamo si sta parlando di una realtà piccola che è abitata comunque anche da ragazzi giovani, da nuove coppie, noi siamo meno giovani e che ognuno appunto ha il suo lavoro. Io per esempio sono ancora precaria della scuola e libera professionista, quindi il paese lo vivo molto poco. Ma posso chiederle quanti figli ha? Ancora una. Però già questo ancora ci fa ben sperare. Vogliamo andare verso un numero maggiore. Allora le faccio una domanda un pochino più scomoda. Come mai ancora uno? Esatto, perché mi riallaccio benissimo alle tematiche che avete toccato. Un po' la difficoltà del nostro periodo storico, economico, ha fatto sentire il suo peso. Ovviamente per poter pensare a una famiglia allargata con dei figli bisogna avere, questo poi penso che è una nostra posizione, il nostro pensiero, ma credo che sia molto condivisibile da altre coppie, da altre famiglie. Bisogna poter avere una base, un minimo per poter affrontare tutte le sfide che una nuova nascita ti può portare, certo. Vi dico che è vero. Però quindi insomma voi avete scelto di rimanere a Monterchi, quindi comunque la qualità insomma della vita, piuttosto che questa buona pratica che il comune che porta avanti, probabilmente vi hanno comunque portato a scegliere di rimanere. Guardi, mio marito è di Monterchi. Ecco. Io no, sono stata adottata da 4 anni. Ecco. E quindi sì, diciamo che sono stata portata a Monterchi da mio marito, che ha scelto di restare perché lo sente molto vicino come paese, anche come territorio, anche come amministrazione. Bene. E io ho sposato tutto di mio marito e anche questo trasferimento. Ecco, lei come l'ha vissuto questo trasferimento? Lei da dove risiedeva prima? Provincia di Perugia, vicino a Schifi. Vabbè, sempre di provincia si tratta. Le caratteristiche sono simili, quantomeno, sì. Insomma. Io amo il paese, campagna e paese. Mi piace andare al negozietto, fare entrarci dentro al paese. Mi piace il contatto con le persone. Bene. È vero anche che però con il lavoro è molto difficile potersi sentire parte di una comunità. E se posso dire, questa iniziativa, questo intervento dell'amministrazione, secondo me è proprio, secondo noi, scusate faccio un po' fatica,
perché ho il mio eco. Quindi sì, se dovrebbe ogni tanto perdo il filo, scusatemi. Ecco, questo è un modo, oltre che un aiuto per noi come famiglia importantissimo, secondo noi è anche un modo per avvicinare le famiglie, le persone al territorio, alla comunità e anche all'amministrazione. Bene, allora noi dobbiamo fermarci, ovviamente la ringraziamo per essere stata in nostra compagnia con gli ospiti in studio, ci diamo appuntamento tra pochi istanti, a risentirci. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche, con ospiti e approfondimenti, sociale, ambiente, energia, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione, esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli. Una trasmissione realizzata grazie al contributo di Estra, Legambiente e Coingas. In redazione Matteo Casali e Paolo Castiglia. E Coingas lo ricordiamo sempre. Allora, grazie per essere restati con noi. Seconda parte di questo appuntamento che io ritengo molto importante, perché si sta parlando anche della valorizzazione del nostro territorio, della nostra provincia, che è ricchissimo, l'abbiamo detto nella prima parte. Ecco, lei, Sindaco, ha fatto una considerazione, no, molto importante, anche di questa famosa ferrovia che c'era fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando fu praticamente distrutta, bombardata dagli alleati per ragioni strategiche, ecco, che non è mai stata ricostruita. Se ne parla, però insomma non, come al solito in Italia se ne parla tanto, soprattutto in tema di diciamo di vie di comunicazione, e sarebbe fondamentale. Sì, io credo che sia stato uno degli errori più grandi fatti dopo il termine della Seconda Guerra Mondiale, non pensare a un collegamento ferroviario, che poi era Arezzo Fossato di Vico, quindi collegava proprio con il mare Adriatico, era un percorso ferroviario molto importante. Oggi se ne sta riparlando, fra l'altro il 14 abbiamo anche con alcuni comuni umbri una conferenza stampa nella quale un incontro in quale si ritorna a parlare della ferrovia, perché oggi più di ieri se ne capisce l'utilità e quindi il rammarico che nessuno ha mai provato a ricostruire. Quindi oggi noi passiamo solo a strade, alle strade normali, e quindi ci siamo persi in questo modo di pensare alla mobilità, non considerando bene quello che è il trasporto ferroviario. Dunque, parliamo però di questa buona pratica che, insomma, come abbiamo sentito nella prima parte, sono tutta una serie di iniziative da parte del Comune di Monterchi, quindi Comune Montano della Valtiberina Toscana, per evitare lo spopolamento. Nella prima parte abbiamo sentito questa famiglia, rappresentante delle famiglie, perché? Perché il Comune ha scelto, poi insomma il Comune che ospita la Madonna del Parto, di regalare 1000 euro ai nuovi nati nel proprio Comune, tra l'altro il 14 di aprile. Ci sarà questa iniziativa, poi ne parliamo fra poco, che è una vera e propria festa della famiglia, ma adesso dobbiamo accogliere al telefono Monica Cicalini, dirigente scolastico. Ecco. Benvenuta in trasmissione, Cicalini. Perché? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Buongiorno. Come ci ha ricordato il sindaco, una delle buone pratiche che questo comune porta avanti è anche la riduzione, o quantomeno insomma il fatto che si possono portare al minimo delle spese, appunto, per le spese scolastiche per le famiglie, quindi sia la mensa che il trasporto, come prima ci ricordava il sindaco. Ecco, il suo è un comprensivo, giusto? Sì. Tutto comprensivo, sì, che verte su due comuni, Anghiari e Monterchi. Ecco, quindi si va dal nido alla... No, andiamo dalla materna. Infanzia, ecco. Scuola primaria, scuola secondaria del primo grado, ovvero scuola media. Perfetto, quindi insomma si abbraccia una bella fetta di... Quanti ragazzi sono, sì, in, diciamo, tutto? Quello che è chiamato il primo ciclo di istruzione. Abbiamo 620 alunni.
Insomma, tanto, non è male, sindaco, in tutto l'istituto, in tutto l'istituto, però insomma non è un buon numero, secondo me. È un buon numero, un buon numero. Ecco, prima il sindaco ci diceva di questa appunto buona pratica di come dire, ridurre al minimo la spesa per la mensa, ma soprattutto è una mensa che voi avete all'interno dell'istituto, se non sbaglio sì, sono sì, 3 euro sì, a famiglia. 3 euro. Sì. Ecco, sì. A ragazzo ovviamente, a studente. Sì. Ecco, com'è stato sì, possibile tutto questo, soprattutto? Ma io credo che... cioè sia proprio il desiderio che ha sempre avuto l'amministrazione locale di investire sulla scuola, cioè si investe su un capitale umano. E intanto buongiorno sindaco e grazie per questa opportunità, mi scuso se non l'avevo salutata prima. Devo dire che in questo senso il plesso di Monterchi costituisce un'eccellenza, quella che io chiamo un'isola felice, perché è sempre molto attento alle esigenze della scuola. E le buone pratiche non si estendono soltanto sulla mensa e sui trasporti, ma anche per esempio su tutto il lavoro che il comune ha fatto per rimettere la scuola in sicurezza. E questo direi che non è un dettaglio. No, no. Quindi prima di accogliere i ragazzi in un ambiente, diciamo così, scolastico e didattico, si accolgono in un ambiente anche sicuro. Per quello che riguarda invece il discorso della mensa, è sicuramente un comune che si distingue proprio per i costi bassi a fronte di servizi di alta qualità, perché abbiamo la cucina all'interno della scuola, i pasti sono sempre pronti, il menù è redatto da una nutrizionista e segue l'iter stagionale, quindi abbiamo sempre roba di stagione, alimenti di stagione. Siamo molto attenti anche alle problematiche legate ad eventuali intolleranze e cerchiamo sempre di equilibrare i pasti mettendo verdure, carboidrati, incentivando anche gli adulti a conoscere piatti nuovi. La mensa in questo senso ha un alto valore educativo. Senta, la rispondenza nei genitori qual è stata? Ma direi che c'è una bella soddisfazione da parte dei genitori, non a caso tutti i ragazzi mangiano alla mensa, perché c'è sempre molta attenzione e comunque è la qualità quella che fa proprio della mensa di Monterchi un'eccellenza. Bene. Se mi posso permettere, un'altra Prego. Eccellenza è sui trasporti, perché il comune di Monterchi logisticamente ha organizzato i trasporti per soddisfare le esigenze di tutto il bacino di utenza, che è abbastanza vasto, ma con strade la cui viabilità spesso non è, è particolare. Specialmente ecco, d'inverno, immaginiamo che... insomma, la Valtiberina, che è una zona che, come sappiamo, certo, la cui viabilità è sempre particolare. Ecco, quindi, e io sono permessa di parlare al plurale, ho detto cerchiamo, facciamo, perché è sempre questo un lavoro di concerto tra la scuola e il comune, c'è un costante rapporto di collaborazione e di scambio e questo secondo me è l'essenza delle buone pratiche, no? Assolutamente. Perché lavoriamo insieme per investire su quello che come è il capitale. Bene, allora grazie per essere stata in nostra compagnia e soprattutto da averci dato questa preziosissima testimonianza. Noi proseguiamo, siamo verso il finale del nostro appuntamento. Direi che è fondamentale insomma, capire poi quali saranno le altre iniziative, se ci saranno altre iniziative in questo senso. Sentiamo magari l'assessore. E poi entriamo anche nello specifico di questa festa della famiglia che ci sarà il 14 di aprile. Sì, riallacciandosi un po' anche a quello che ha detto la preside Cicalini, l'importanza appunto di investire nel capitale umano, che ha una declinazione a 360 gradi, insomma Monterchi coinvolge non solo l'aspetto della mensa, dei trasporti, quindi la qualità di come si vive l'ambiente, anche di come si educano poi i bambini, ma anche un risvolto anche proprio a livello meritocratico. Un altro aspetto che non abbiamo toccato ma che è interessante dirlo è che il Comune da anni ormai, in collaborazione anche con la Banca del Territorio, la Banca di Anghiaresti appunto, il credito cooperativo, rilascia un contributo allo studio a tutti gli studenti
studenti meritevoli di Monterchi che si diplomano con il massimo dei voti alle superiori e anche alle scuole medie, quindi anche questo è un incentivo appunto a investire per quanto riguarda anche proprio nelle famiglie, nei ragazzi, proprio sullo studio, l'importanza anche proprio dell'istruzione. Dall'altro lato, appunto, ritornando invece alla festa, questa festa che ci sarà appunto il 14 di aprile alle ore 9:30 in sala consiliare, sarà un momento di condivisione dove festeggiamo comunque la vita, prima di tutto, la vita che purtroppo nel nostro territorio viene un po' a mancare per i problemi che il sindaco appunto prima ha esposto chiaramente, ma che dobbiamo in qualche modo fronteggiare per non lasciare un territorio stupendo e bellissimo allo spopolamento, perché il rischio sta diventando veramente alto. Quindi c'è secondo me una speranza, perché un ritorno dei giovani a vivere il territorio in modo diverso, un'attenzione anche a mestieri antichi, l'attenzione alle campagne, la riscoperta, anche l'avvicinamento che abbiamo negli ultimi anni all'agricoltura. Quindi questo ci fa sperare che il territorio possa essere vissuto in una forma nuova rispetto magari a come era vissuto 50 anni fa, 60 anni fa dalle famiglie contadine, ma magari aiutandosi oggigiorno anche con strumenti legati alle nuove tecnologie. Questo sarà possibile vedere un nuovo rinascimento in qualche modo di queste terre. Quante famiglie sono, e se è possibile dire anche l'etnia di queste famiglie? Sì, sono 13 famiglie e sono, se non sbaglio, ora il sindaco magari mi aiuta, sono quasi tutti appunto di Monterchi, molti appunto adottati, come sentivamo la signora Livia prima, da altre regioni. E abbiamo anche una famiglia dove abbiamo una madre, se non sbaglio, rumena, ok. Quindi insomma, comunque un paese che ospita anche realtà diverse, che vengono appunto da mondi e da esperienze diverse. In ecco, senso. Facendo due conticini, sono 13.000 euro. Come si sostiene questo progetto, sindaco? Ma è un progetto importante. Si sostiene, noi vorremmo spenderne di più, dico francamente, come prospettiva speriamo di spenderne di più. Non nego le difficoltà del bilancio, però credo che con una buona gestione delle risorse, nonostante tutto, se si vuol dare valore a certe cose, le risorse si trovano. Finalmente un sindaco questo. Perché sennò qui siamo sempre a lamentarsi. Quindi pensiamo sempre positivo. Un passaggio importante, mentre ascoltavo l'assessore, è legato agli antichi mestieri. Ecco, questi antichi mestieri che vanno un po' scomparendo, e sarebbe importante anche per il ripopolamento proprio trattenere e incentivare la riscoperta di questi antichi mestieri. Sicuramente oggi vengono svolti magari come attività secondaria, no? Perché poi il vero problema poi è trovare le ragioni economiche perché una persona poi riesca poi a trarne, possa avere il giusto sostentamento. Quindi è difficile coniugare il poter riattivare questi antichi mestieri con l'effettivo poi ritorno economico. Qui ci sarebbe bisogno anche di interventi di natura superiore, parlo della fiscalità, della semplificazione, perché oggi il vero problema, oggi si tratta una piccolissima, una microimpresa come se fosse un'impresa di un certo tipo, quindi c'è bisogno di interventi legislativi diversi se vogliamo che queste cose prendano campo. Sì. Non si può trattare, si può anche pensare che uno può svolgere un'attività anche non rispettando quelli che sono gli studi di settore, i parametri, tutto questo mondo che soffoca le imprese e maggiormente queste tipologie di attività che potrebbero essere invogliate a fare, ma che si scontrano poi con una realtà oggettivamente una burocrazia difficile. Insomma, sì, quindi non è solo uno sforzo dell'amministrazione comunale, ma che ci vorrebbe una rivisitazione un po' della normativa fiscale in Italia che tenesse conto di queste situazioni. Questa è un'esigenza di tutto lo stivale, no? Di tutto lo stivale, sì, bravo. Non ci sia un angolo. La piccola e media impresa veramente è quella più penalizzata. È quella più penalizzata. No?
Ci dicono 2 minuti, io volevo dedicare almeno un minuto ricordando questo bellissimo museo civico, insomma, che ospita la Madonna del Parto, diciamolo, che può essere visitato quando, come, perché e cosa, cioè che tipo di esperienza vivono i turisti? Sì, non dimentichiamoci, dato che siamo in tema, innanzitutto che le donne incinte entrano gratuitamente al Museo della Madonna del Parto. No, questo non lo sapevo. C'è questo sforzo economico, sì, non è indifferente. Sì, sì. E quindi ovviamente, perché tante sono le donne che vengono, è stato interessante a visitare l'opera anche come buon auspicio appunto per la gravidanza, quindi questo è un segnale che da sempre Monterchi ha dato in modo positivo all'esterno. E il museo, insomma, ha avuto un nuovo allestimento veramente importante, frutto comunque, insomma, di 4 anni di lavoro. Sono stati 4 anni impegnativi perché hanno visto vari passaggi, quindi l'ottenimento della qualifica di museo di interesse regionale, la partecipazione successivamente l'anno dopo al bando che ci ha permesso poi di poter rifare totalmente la nuova sala audiovisivi, una sala quindi d'eccellenza, mi sento di dire, in provincia di Arezzo, insomma, visitando spesso i musei, sicuramente un'ottima sala dove è stato realizzato un video ad hoc sull'opera, sulla prospettiva dell'opera, sulle nuove anche conoscenze scientifiche che sono venute fuori a seguito dell'acquisizione dell'immagine in altissima risoluzione, che è stato un lavoro fondamentale che questa amministrazione lascia anche come segno tangibile di quello che è stato fatto e come lavoro anche per chi verrà dopo, per poter ricercare nuovi dati nell'opera. Il museo è aperto sempre? Il museo è aperto sempre, ora siamo in orario estivo, quindi siamo aperti tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Ok. Bene, questo è importante perché le cronache purtroppo sono piene di musei, sparrate. Quello di Mantova che il giorno di Pasquetta ha chiuso, centinaia di turisti sono rimasti fuori proprio desolatamente. Poi c'è chi a San Sepolcro mette anche le porte finte, ma questo è un altro problema, è tutto un altro argomento. Detto questo, io scusami Massimo, mi permetto di ringraziare anche i colleghi che sono al di là delle quinte, insomma, che Matteo Casali e Paolo Castiglia nella nostra redazione, che ci trovano sempre veramente degli spunti molto belli e interessanti per le nostre chiacchiere parlando di buone pratiche. Bene, allora grazie e l'appuntamento a giovedì prossimo con le buone pratiche. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale, ambiente, energia, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione, esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli. Una trasmissione realizzata grazie al contributo di Estra, Legambiente e Coingas. In redazione Matteo Casali e Paolo Castiglia.